Buongiorno a tutti quanti, siamo al quinto messaggio della serie che stiamo facendo su Rufus. Tutto è un libro della Bibbia molto bello che racconta una storia d'amore, una storia di amore e di fedeltà, come dice la serie della nostra predicazione. Abbiamo iniziato una storia brutta che incominciava con fame, fallimento, funerali e fine. E poi la storia era migliorata nel frattempo. Luther si trova per caso nei campi di un parente, per caso, Moaz, che la prende a ben volere, trascorre tutta quanta la raccolta insieme con nei campi di Moaz, e prima che finisca il raccolto, Ruth e Boaz si incontrano, Naomi suggerisce una cosa non molto giusta, che era quella di infilarsi sotto le coperte Boaz, ma Boaz da uomo di Dio non fa nulla di scorretto, si comporta bene e fa capire chiaramente a Ruth che sì, lui vuole lei come moglie, ma solo quando sarà possibile avere il diritto, perché c'era prima una persona che aveva il diritto di riscatto su Ruth e su Naomi e sui terreni. Allora, vediamo che cosa succede al quarto capitolo, che era la prima slide. Avevamo lasciato Boaz che aveva detto: ok, io andrò, cercherò la persona, e Naomi non era tornata a casa, e Naomi gli ha detto: vedrai che quest'uomo farà di tutto per concludere l'affare oggi. Era difficile, perché insomma, Bethlehem non era una città piccola, e le persone non è che stessero tutte quante in un posto. Per cui la sicurezza di Naomi è una sicurezza che sicuramente non viene da qualche cosa che lei sapeva, ma viene da una fiducia nel Signore che Dio sta recuperando. Leggiamo quello che succede all'inizio del capitolo. Allora, Ruth 4 da 1 a 4. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: o tu, tanto i cani, vieni, siediti qui. Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: sedetevi qui. E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimele, nostro fratello. Ho creduto il giusto di informarle che ti acquista in presenza di quanti sono seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fammi. Ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti, non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto, e di te vengo io. Quelli rispose: farò valere il mio diritto. Allora, ho già detto che il libro di Ruth si svolge tra persone vere con degli episodi di una vita vera che vivono in situazioni vere in un mondo che è vero, reale. In tutta questa storia che abbiamo visto, possiamo vedere un piano ben preciso di Dio, e che ci aiuta meglio a capire a noi dove siamo come credenti, come ci dovremmo comportare come credenti. Possiamo trarre da questo brano e da quello che vedremo, possiamo trarre almeno 4 insegnamenti. Il primo è che dobbiamo esercitare la fede dove passiamo più tempo. Esercita la tua fede dove passi più tempo. Dove passi più tempo? Normalmente, se uno è nell'età lavorativa, il momento dove passi più tempo è al lavoro, vero Simone? Abbiamo proprio sentito questa mattina la testimonianza di Simone, questo colloquio avuto al lavoro. Il posto dove più passiamo a tempo è al lavoro. L'incontro tra Ruth e Boaz, gli incontri sono stati tutti fatti al lavoro.
sul campo, sull'aria, nel momento che diventi l'aria. E tra poco vedremo la richiesta di Boaz, del prete più prossimo a Naomi, che come si svolgerà e dove si svolgerà. Questo è un messaggio forte per noi. Il posto dove noi abbiamo più possibilità di parlare del Signore è semplicemente il posto dove stiamo di più, è il lavoro, è il lavoro. Non è, attenzione, non è in chiesa, non è nel gruppo di preghiera, non è nel piccolo gruppo, se ne partecipa da uno, ma il posto dove passi il tuo tempo è normalmente al lavoro. È lì che devi parlare di più del Signore. La seconda cosa che possiamo imparare dalla storia di Israele è: sii certo che Dio provvederà. Sii certo che Dio provvederà. Il protagonista principale del libro di Ruth chi è? Quali sono i protagonisti principali? È una domanda che mi devi rispondere. La suocera di Ruth? Naomi, poi gli altri personaggi principali, Ruth, ovviamente. L'altro? Boaz. C'è un quarto, anzi, c'è un primo protagonista. Il protagonista di tutta la storia reale è Dio, attraverso la sua provvidenza. È Dio che opera in tutta quanta la storia. Nella prima predicazione avevamo parlato, vi ricordate, dei nomi di Dio? Yahweh Jireh, Dio provvede, Dio provvede. La mano che avevamo paragonato al fatto che Dio ha potenzialmente due mani, chiaramente non c'ha due mani, ma le avevamo fatto come esempio. Una mano visibile, che è quella che opera miracoli, che noi la vediamo precisamente, e una mano invisibile, che però regola il passo della nostra vita e ci sta a fianco. La mano visibile è quella che tutto quanto opera, l'armano invisibile è tutto quello che quando Dio opera all'interno delle nostre vite in maniera di farle andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ricordatevi, al capitolo 2 di Ruth avevamo visto che la parola dice proprio che per caso, era ironico, per caso Ruth era finita a spigolare nel campo di Boaz. Era per caso. E Naomi aveva detto: guarda un po', che caso che questo è uno dei nostri redentori, coloro che hanno il diritto di riscatto sui familiari delle persone morte. Ora vediamo che Boaz va alla porta della siccità, no? E avevamo detto che lui voleva trovare questa persona. Allora, la porta della città è il posto dove si... La porta della città era il luogo dove si svolgevano normalmente i processi e tutte le cose legali. In pratica è come se dicesse, andavano al tribunale, perché è lì che avvenivano i processi, le sentenze, dove si firmavano e si stipulavano gli atti di compravendita davanti a quello che in pratica era un giudice. All'epoca il giudice era Dio e i testimoni erano persone che erano lì. Ok, per cui era lì perché era pronto per acquistare eventualmente, se l'altro avesse rifiutato, la terra di Naomi. Ed ecco passare colui che aveva diritto di riscatto. Dopo, che caso, questa persona, guarda caso, tutto per fortuna è passato di notte. Non è la mano visibile di Dio che fa miracoli, ma è la mano invisibile. Dio sta facendo tramite la sua mano non visibile, perché noi non la vediamo, sta dirottando le strade di questa persona così che Boaz possa incontrarsi. È la provvidenza, è Yahweh il Re, è il Dio provvede. Nel libro di Ruth è uno di quei libri dove non c'è traccia di un miracolo in mezzo. Ci sono altri libri, per esempio Esodo, pieno di miracoli,
Mosè che parla con il rovetto ardente, vi ricordate? Il mare che si apre davanti al popolo per farlo fuggire dall'Egitto. Oppure nel libro di Giosuè, vi ricordate, le mura di Gerico che cadono al suo comandante, questi sono miracoli visibili. Oppure prima re Elia che risuscita il figlio della donna, quella donna che per miracolo l'aveva sfamato come quando l'olio e la farina che aveva in casa erano praticamente finiti. Quelli sono miracoli visibili. Se in questo libro invece c'è costantemente la provvidenza, non c'è un miracolo diretto. Vi ricordate che la storia aveva detto all'inizio nel capitolo 1 in Ruta 1 versetto 6 perché Naomi aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Questo è l'unico riferimento che abbiamo, una situazione miracolosa. Ora non è che erano cadute pagnotte dal cielo, non è che dice che erano cadute pagnotte dal cielo, no, non era, ma Dio aveva mandato la pioggia, i segni avevano prodotto di nuovo il frutto, i segni, il frutto era stato trebbiato, ventilavano nel campo, la farina era stata macinata, le pagnotte erano state fatte e il popolo era stato sfamato. Dio aveva usato la mano invisibile, non quella dei miracoli, ma quella della provvidenza, per mandare tutte queste cose belle. Ora, forse tu sei frustrato o sei frustrata perché non vedi cadere pagnotte dal cielo e magari se ti sentirebbero le pagnotte sotto forma non soltanto di pagnotte ma di un miracolo, una mano visibile dove tu intervieni, dove Dio interviene direttamente, il miracolo diretto, la mano visibile di Dio. E nel frattempo non valuti e sottovaluti o non vedi la mano invisibile, la provvidenza di Dio che sta guidando la tua vita piano piano. Più volte detto che noi non vediamo il progetto di Dio dalla parabrezza dell'auto che è la nostra vita con la quale percorriamo questo mondo, ma spesso lo vediamo attraverso lo specchietto retrovisore, quando guardando indietro tutti quanti i punti cominciano a formare una forma che noi conosciamo, ci avete presente sulla settimana enigmistica, unisci i punti dall'1 al 100. Allora dall'1 al 100 cominciamo a collegare, ecco perché quel giorno ho incontrato Tizio che mi ha presentato Caio, ecco perché sono passato per quella via, e tutti quanti i punti vanno a completare una figura che a quel punto diventa visibile, ma soltanto nello specchietto retrovisore. Immagino. Che la tua vita sia come questo maglione. Che forma c'è? Riuscite a vedere la forma? Riuscite a vedere qual è la trama? No, sono un po' di nodi, un sacco di colore, ma non si vede. Voi non lo vedete, nemmeno io. Ecco, la vita è come questo maglione. Noi la vediamo così. Dio ne avrei voluto indossarlo, ma è troppo caldo. Dio la vede così. Dio vede così. Dio vede i leoni, vede i gigli e vede che altro c'è. Ci sono queste cose, queste forme geometriche qua su. Dio vede. Perché? Perché lui è dalla parte visibile, non noi. Soltanto a un certo punto noi vedremo questo disegno. Noi qualche volta lo vediamo tramite lo specchietto retrovisore, altre volte dovremo aspettare di essere dall'altra parte per vedere il disegno. Dovremo
dovremmo aspettare di essere insieme col Signore per capire perché della mia vita, della nostra vita. Vivere per fede significa accettare che Dio sta facendo un ricamo di nostra vita, che Lui desidera la nostra vita, anche se ora noi non vogliamo il disegno. Se possiamo essere in questo momento frustrati, arrabbiati, Signore, perché ho perso l'amore? Signore, perché mi sono abbandonato? Signore, perché sono solo? Signore, perché ho dolore? Noi non lo sappiamo, noi non lo sappiamo. Paolo dice così in 1 Corinzi 13:12. Certo, la nostra vista è ancora confusa, come se guardassimo in uno specchio appannato, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Ora tutto quello che sappiamo è incompleto, ma allora sì che avrò una vera conoscenza, proprio come il Signore conosce. Noi vediamo in maniera appannata, però abbiamo una certezza che nonostante tutta l'assenza, se non vediamo la forma del progetto, sappiamo questo che Romani 8:28 ci dice: infatti noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, e cioè a coloro che sono chiamati secondo il Supremo prestabilito. Se tu ami Dio, qualsiasi cosa ti accade nella tua vita, c'è un piano. Non tutto quello che accade piace a Dio, ma tutto quello che accade sotto il controllo di Dio, tu non sarai mai perso da Dio. Tu non sarai mai perso da Dio. Qualsiasi cosa accade, qualsiasi sia la tua situazione attuale, la tua vita non è forse bella come vorresti, ma sarà stupenda quando sarai con Lui. E quando vedrai il maglione dalla parte giusta della terra. Allora, la prima cosa, esercita la tua fede dove passi il tempo, al lavoro. Sì, certo, si provvederà. E la terza cosa da cui che apprendiamo è: elabora un piano. Mi dai la prossima slide? Allora, è arrivato alla porta, Boaz, incontra il tizio. E il tizio ha detto quello, quelli rispose: farò quello che mi ha detto. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la bambina, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto e la sua eredità. Colui che avrà il diritto di riscarsi rispose: io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerai la mia eredità, subentra tutto il mio diritto di riscatto, perché io non posso far valere. Allora, la situazione che doveva affrontare Boaz sapeva che era complicata, non era semplice. Lui voleva sposare Ruth, era innamorato di Ruth, ma c'era di mezzo un altro parente, c'era un parente differente, e soprattutto, purtroppo, c'era di mezzo la terra di Naomi. Ora, la terra da sempre in Israele era un assetto, era un conto in banca, era una fonte di reddito, e la terra veniva tramandata di generazione in generazione, così che rimanesse la ricchezza della famiglia, che la famiglia potesse andare avanti. Era difficile che le persone cedessero la terra, piuttosto la cedevano quando andavano in fallimento, c'era una bancarotta, avevano bisogno di denaro, ma altrimenti non veniva riscattata. E c'erano problemi, infatti il tizio, la prima cosa che ha detto quando ha saputo dalla terra: farò valere il mio diritto. La prima cosa che ha detto Boaz, vedete, aveva un piano. Questa è la capacità di avere un piano di Boaz. Boaz non dice tutto, dice una parte dell'informazione che è vera, dicendo: guarda, è tornata Naomi mette in vendita la terra. È un affare. Ma solo Boaz dà soltanto le informazioni che gli serviranno per ottenere il massimo a suo profitto,
Naomi, quello di dare un tetto e una casa a Naomi e di dare e di sposare Ruth. È un piano nobile quello di Boaz. Solo quando il tetto ha detto, quando il tizio ha detto ok, prova della mia diritto, sì, la terra è mia, la compro io, allora Boaz aggiunge altri terzi al contratto. Ah, a proposito, in omaggio con le terre ti saranno recapitate a casa gratis una vedova giovane pagana che viene da Moab, dove adorano Kemosh e fanno le orge, e una vedova vecchia che si chiamava Dolce, ma adesso vuole essere chiamata Amara. Sei contento, vero? Al che il tipo risponde: fossi matto, per carità, se per caso la Moabita concepisse un figlio, vorrebbe dire che parte delle mie terre andranno a lui e non ai miei figli ebrei, a cui si disprezzerà la proprietà. Subentrato nel mio diritto di riscatto, perché io non posso avvalerlo. Chi dice non posso? Non è che non vuole. Il tizio sta vedendo la situazione con il cuore di uno speculatore finanziario. È una buona affare, fino a che non mi hai detto che ci sta una moabita pagana di una suocera acida, adesso non è più un affare. Boaz invece sta vedendo la situazione con il cuore di un marito e il cuore di un padre. È differente, è radicalmente differente. Il tizio sta vedendo Ruth come una spesa, Boaz sta vedendo Ruth come una benedizione. Il tizio vede Ruth come un problema, Boaz vede Ruth come una principessa. Sai, questo è lo sguardo con cui Dio ti ha guardato. Questo è lo sguardo che aveva Gesù nel momento che è sceso dal cielo, quando ha deciso di scendere dal cielo per salire su Golgota, per salire su quella società. E questo lo guardo. Non ha riflettuto dicendo che guadagno io a scendere giù, ma ha detto: io voglio che quello persone che tu entri nella mia famiglia, costi quello che costi. Non mi interessa il costo, non mi interessano gli scherni, non mi interessa il fatto di essere rifiutato, non mi interessa il fatto di essere inchiodato su una croce, ma mi interessa te. Va, tu vai la pena, non la terra che possiede. Non ti ha visto come un investimento finanziario, ma ti ha guardato come un figlio disperato, una vedova affamata, una persona malata. Non ti ha guardato con gli occhi dello speculatore finanziario, ma ti ha guardato con gli occhi dell'amore. Dio vuole che abbiamo fede nella sua presenza. Dio vuole che noi ci affidiamo a Lui, ma anche che abbiamo un piano nella nostra vita, che ci sia un piano. Boaz, in un momento di crisi economica, vi ricordate che Elimelech era scappato da Betlemme per andare a Moab perché non c'era cibo, per cui c'è un momento di crisi economica, e riesce, in un momento di crisi economica, non riesce a diventare ricco. Significa che aveva un piano, che era un bravo pianificatore, ma come ci è riuscito? Sfruttando le occasioni e le persone, come voleva fare il tizio che ha detto sì, la prendo la terra? No, sviluppando un cuore generoso. Abbiamo detto dall'inizio che Boaz ha un cuore generoso che dà. E è rimasto dipendente da Dio. Vediamo come va avanti la situazione. Qui ci racconta proprio come si svolgeva, come si concludeva un atto di compravendita tra due persone. C'era in Israele questa usanza per rendere valido un contratto di riscatto o di cessione di proprietà. Uno si toglieva la scarpa e la dava all'altro. Era il modo di testimoniare in Israele.
Cosulto, sì, colui che ha svestirito di riscatto di Savoia, acquistala per conto tuo e si tolse la scatola. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilio e a Malo, e che ho pure acquistato la Moabita, moglie di Malo, perché sia mia moglie, per far vivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete testimoni. Lo scambio del sandalo, perché si scambiava il sandalo? Perché normalmente quando si faceva un contratto di compravendita si andava sul campo, si girava fisicamente tutto quanto il campo, si vedeva: ma questo, questi sono, questa è la casa, questo è la terra che arriva fino alla ruggia d'uscello, si girava tutto quanto, e se la persona che voleva comprare diceva ok, mi sta bene, l'altro prendeva una scarpa e gliela dava, perché simboleggiava il fatto che guarda, su questa terra che prima era mia io non metterò più piede, è tua. Per cui era per quello che davano la scarpa. Per cui a questo momento, da questo momento in poi, Boaz ha diritto legale sulle terre di Naomi, per cui è diventato ancora più ricco. È stato benedetto. Ma riflettete un attimo, Ruth è ricca o è povera? Domanda estremamente. Boaz è ricco o è povero? Estremamente ricco. Il libro di Ruth dimostra la assoluta inconsistenza di due teologie, scusate se sono un po' tecnico qua, di due teologie moderne che sono dette la teologia della povertà e la teologia della ricchezza, della prosperità. La teologia della povertà dice che se sei di Gesù devi essere povero. Devi essere povero, perché Gesù era povero, dà ai poveri, per cui se sei povero Gesù ti vuole bene. E se non sei povero, mi sa che non è che stai camminando proprio con Gesù. La teologia invece della prosperità dice l'opposto. Dice che se sei di Gesù diventerai ricco, perché Dio vuole benedirti, Gesù vuole benedirti. E se non diventi ricco, ma ricco, mi sa che non sei completamente di Gesù. Allora, Ruth è povera, ma ama Dio. Boaz è ricco, ma ama Dio. Dio ha benedetto tanto Ruth la povera quanto Boaz il ricco. Dio ama tanto Ruth quanto Boaz. Non è una questione di quanto hai, ma è una questione di dove sei. Se hai poco sei benedetto, se hai tanto non sei benedetto, ma è una questione di dove stai. Dove sta il tuo cuore? Con chi sta il tuo cuore? Essere poveri non significa necessariamente essere più vicini a Dio. Essere ricchi non significa necessariamente essere lontani da Dio. Dall'altro canto, essere ricchi non significa necessariamente essere vicini a Dio. E essere poveri non significa necessariamente essere lontani da Dio. Ruth, vi ricordate? Ruth era povera. Ma la prima cosa che ha fatto quando è arrivata a casa con tutto il grano, che cosa ha fatto? Guarda quello che ho raccolto, eccolo, è tuo. Ruth aveva un cuore generoso che dà. Boaz era ricco, ricchissimo, ricco sfruttato. Ma la prima cosa che ha fatto, vi ricordate, era di dare a Ruth più del dovuto. Gli ha detto: lasciate che
spigoli anche tra i mannelli. Strappate le spighe dai comuni, lasciatele cadere per terra. Poi, quando di notte era andata da lui, ho detto: vieni qua, prendi queste 80 kg di grano che gli aveva dato, mazza che muscoli. Boaz aveva un cuore generoso, e tramite il cuore generoso di Boaz il ricco, la povera Naomi dava a un'altra povera, e la povera Ruth dava a un'altra povera che era Naomi. Qualche volta mi capita di sentire persone che dicono: Marco, io vorrei lasciare il mio posto a tempo pieno perché voglio lavorare a tempo pieno con il Signore. Dove sono i soldi? Ah, tu provvederai economicamente. Io rispondo: per carità, è possibile, però non pensare che puoi servire il Signore a tempo pieno soltanto se sei a tempo pieno con il Signore. Forse è meglio che continui a lavorare per dare al Signore in maniera generosa, così che il Signore possa dare a chi ne ha meno di te per dare agli altri. Non si tratta tanto di essere servitori a tempo pieno, ma si tratta soprattutto di essere credenti a tempo pieno. Di essere credenti a tempo pieno. Non credere di poter servire il Signore se tu lo stai servendo a tempo pieno come Emi, come Giuseppe e la Marita, ma comportati come credente a tempo pieno nella tua vita, nel tuo lavoro a tempo pieno. È lì il punto dove devi intervenire, è lì dove devi dimostrare che sei credente, è lì dove il Signore ti vuole usare, nel tuo lavoro a tempo pieno. È pure possibile che il Signore ti chiami un giorno a servirlo in maniera diretta a tempo pieno, ma non è una cosa lì, anzi di più. Non c'è nulla di male nel far sapere, nel far bene il tuo lavoro, non c'è nulla di male di diventare ricco dal tuo lavoro. Non c'è nulla di male per diventare ricco. Se tramite il tuo diventare ricco, poi tu sei una persona che dà agli altri. Boaz non ha inteso Ruth come un affare economico. Non l'ha inteso come una fresca, ma lo ha inteso soprattutto come un affare di cuore, spirituale, per dare continuità alla stirpe di Elimelech. Nel versetto 10b dice: perché sia mia moglie per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Boaz voleva provvedere economicamente, spiritualmente e emotivamente a Ruth. Tecnicamente però Boaz non era obbligato, non era mica obbligato a sposare Ruth. Non era obbligato. Perché? Perché Ruth non era obbligata. La legge del fatto che una persona che aveva aveva diritto di riscatto doveva sposare la moglie del parente, aveva soltanto per il prete, tutta la nuova vita, per cui lui non aveva proprio nessun obbligo. Boaz invece non aveva obblighi, ma lui voleva sposare perché la lei non lo vuole. Boaz non doveva dare ai poveri più di quello che dava, ma Boaz dava di più di quello che dava, non perché doveva, ma perché lui voleva. Boaz non doveva sposare per forza Ruth, ma Boaz voleva sposare Ruth. Sapete, avrebbe potuto prendere Ruth come schiava, ce n'erano tante le schiave, e invece la prende come moglie. Boaz avrebbe potuto prendere, avrebbe preso Ruth come moglie, anche se Ruth non avesse avuto nessun metro di terra. Anzi, forse la terra è un problema. La terra è un problema perché rischiava di aprire la gola di qualche un altro del parente che voleva prendere tutta quanta la terra. Sapete, Boaz capisce che la felicità non risiede in quanto possiedi, ma
in conquistare, conquista, non quanto hai, ma con chi passi la tua vita. Ragazzi, ragazzi che mi ascoltate in questo momento, non pensate che i soldi, che sposare una persona ricca vi faccia avere una vita piena. Mi auguro che chi sarà il tuo sposo o la tua sposa sia anche ricco, sia anche ricco. Ma l'importante è il rapporto che tu hai con la tua moglie, con il tuo marito. La felicità non viene dai soldi, ma dal rapporto d'amore che costruisci all'interno della famiglia durante la tua vita. E questa è la stessa cosa. Sapete, è la stessa cosa che ha fatto Gesù. La stessa cosa che ha fatto Gesù. Gesù avrebbe potuto prenderci come schiavi. Gesù è un unico tempo. Se lui vuole, zoppo, tutti convertiti, immediatamente. Tutti quelli che non credono in lui, tutti spazzati via. Tutti gli altri credono in lui. È automatico. Lui poteva farlo. Gesù avrebbe potuto reggersi come schiavo. Così sarebbe stato schiavo. Se non abbiamo la capacità di scegliere, invece Gesù ha voluto adottarci. Dice Romani 5, versetto 10, quando eravamo ancora suoi amici, quando eravamo amici, ha deciso di prenderci nella sua famiglia, di prenderci come figlio, di adattarci. Allora, dobbiamo esercitare nel posto della nostra fede, nel posto dove stiamo, dobbiamo essere certi che Dio provvederà nella provvidenza di Dio, dobbiamo elaborare un piano della nostra vita e infine dobbiamo pregare e far pregare. Mi dai l'ultima slide? La fine del capitolo 4. E tutto il popolo che si trovava alla porta della città, e gli anziani risposero: ne siamo testimoni, il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le donne che fondarono la casa di Israele. Spiega le tue forze in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì da giù. Sapete, tutto nel libro di Ruth accade attraverso la preghiera. Tutto quanto. Vi ricordate, al capitolo 1 Naomi, mentre stava tornando a Betlemme, aveva pregato per Ruth e Obed, due muore, aveva pregato affinché potessero trovare un marito. Ecco, il Signore ha risposto. Naomi aveva pregato, il Signore risponde. Al capitolo 2 Ruth aveva pregato per Boaz che il Signore potesse benedirlo, e ecco la benedizione. Boaz aveva trovato una moglie e aveva trovato nuove terre da possedere. Al capitolo 3 Boaz aveva pregato per Ruth dicendo affinché potesse essere benedetta più di quanto lo era già stata. E eccola la benedizione. Ruth è stata benedetta perché sta per sposare un ricco credente e avere finalmente una casa. Dio vuole che tu creda che Lui è Yahweh. Dio vuole che tu creda che Lui provvede. Ma vuole anche che tu abbia un piano per la vita. Ma vuole anche che tu lo creda. Alcuni sono dei grandi fiduciosi. Sono quelli che dicono: io ho fede. Non prego perché tanto il Signore già sa quello di cui ho bisogno prima che glielo dica. Poi ci sono invece quelli che sono grandi pregatori, che sono quelli che dicono: io prego e non mi serve un piano, perché tanto è il Signore che ha il piano per me, Lui sa quello che mi serve. Poi ci sono i grandi pianificatori, questo sono io. E quelli che dicono: ok, Signore, questo piano
è ottimo, prego, fallo. Qual è il meglio? Chi è il meglio? Chi è il giusto? Tutti e tre sono nel giusto assieme. Tutti e tre sono nel giusto assieme. Ma nessuno dei tre è giusto individualmente. Dio vuole che tu abbia queste tre caratteristiche assieme. Dio vuole che tu abbia fede, ma che tu abbia anche un piano e che tu preghi e faccia pregare per quel piano. Però non sempre in quest'ordine, perché qualche volta Dio ti chiede di pregare affinché Lui ti dia un piano e tu abbia fede nel piano che Lui ti dà. Capite il concetto? Fede, preghiera e piano sono tutt'uno in conclusione. Boaz, figlio della prostituta gentile, straniera, Rahab, sposa la pagana moabita Ruth e vuole dare un figlio a Ruth. Il figlio che avremo nella prossima predicazione arriverà un figlio che si chiamerà Obed, servo. Obed, che significa servo. Dio trarrà dalla stirpe di Ruth e di Boaz e di Obed il re Davide. E dalla stirpe di Davide sarebbe uscito Gesù. Ruth e Boaz non vedevano che il rovescio di Maggiore. Ma hanno agito come credenti a tempo pieno nel loro posto di lavoro, sicuri che Dio avrebbe provveduto. Erano sicuri che Dio avrebbe provveduto e pregando, perché sapevano che Dio è un Dio di avere, che il disegno che Dio vede è un disegno meraviglioso per noi, che è un disegno stupendo. Dio chiede oggi a te e a me di guardare con gli stessi occhi che Ruth e Boaz hanno guardato il maglione della Gesù. Torniamoci a pregare. Signore, grazie di essere presente, grazie di essere costantemente presente nella vita dei tuoi figli. Grazie dei tuoi insegnamenti attraverso la tua parola. Se sei stato colpito da qualcosa che è stato detto durante la predicazione, prega queste cose in questo cuore. Sì, Signore, io ho capito che devo esercitare la fede nel luogo dove sto, al mio posto di lavoro, dove frequento le persone, dove le vedo, dove passo più tempo. Io voglio impegnarmi a essere tuo testimone tra i miei compagni di scuola, tra i miei compagni di lavoro, tra i miei amici. Io sono certo, voglio essere certa che tu sei Dio di avere, Dio che provvede. Io sono in attesa di guardare nel mio specchietto che vedo la tua mano invisibile, come ha meravigliosamente dipinto la mia vita. Ma voglio anche elaborare un piano. Io ti prego affinché tu mi metta in cuore il piano che tu vuoi per la mia vita, perché io voglio avere un piano che da condividere con altri e che comporti il bene degli altri. E ti prometto, Signore, che pregherò su questo e chiederò agli altri di pregare per me. Tutto questo lo chiedo nel tuo santo nome, Signore.